Non mi fucilerete? No. Ma io voglio morire! Vi odio tutti! Vi disprezzo! Voi rossi vermi! Viva la Russia! Viva lo zar! Non basta questo per farmi uccidere! Ho condotti a Pietrogrado! Perché? Ordini superiori! E a Pietrogrado? Questo non lo so! Mi uccideranno a Pietrogrado! Perché non qui? Ho ricevuto degli ordini. E devo eseguirli. Mi rincresce. Ma in fondo anche per te è meglio così. Perché? Beh, è meglio. Andiamolo. No. Ha avuto un'educazione militare? Sì, mio padre è il colonnello Pomprigoski. Ha altre credenziali? Lingue straniere? C'è una cosa che non mi piace. La povertà di idee nella conversazione. È deprimente. Ma lei può anche tacere. Com'è il suo francese? È una specie di parente, purtroppo. Un peccato di gioventù, d'un mio zio materno. Lei che pensa? Oh, sì, sì, capisco. Ma com'è che si trova qui? Speravo che portandola in un nuovo ambiente cambiasse vita. Ho soltanto sprecato tempo e denaro. Il fatto mi interessa. Era meglio lasciarla laggiù. Mi permetta qualche domanda, contessa? Era meglio lasciarla a Pietroburgo. Com'è che ha detto? A Pietroburgo? Perché le pare strano? Senta, signorina, il professore dice che l'aeroplano cadrà, il comandante dice di no. Lei non conta perché deve dire quello che dice il comandante. Quindi per me... Cosa c'è? Hanno fermato i motori interni, può darsi che... Hanno fermato i motori interni? Allora vuol dire che gli credono. Ma signorina, io ho detto solamente che... Un momento. Se dovrò presentarmi al buon Dio, è meglio che lo sappia prima. Faccia una cosa, signorina. Mi porti un caffè al posto accanto al professore. No, ho faticato tanto per farlo star buono. Ma io non voglio che stia buono. Voglio farmi dire come stanno esattamente signorina, le cose. Mi vada a prendere il caffè. Professore, prima ero mezza addormentata e non ho capito molto bene quello che mi diceva. Posso sedermi un momento? S'accomodi. Grazie. Che se n'è fatto del dottorino Kramer? È morto forse? Chi lo conosce? Respirate. Mi piace, vero, il cognac? Respirate, ho detto. A bere troppo cognac si vedono le galline, anche dove non ci sono. Finitela con le impertinenze. Voltatevi. La vita però è proprio buffa. Se parli di una qualche verità, ti dicono che sei impertinente. Cercate di chiacchierare meno, invece. Tossite. Respirate. Respirate. Ma che furia. Il viaggio dura 8 giorni. Però io ho tutti quegli altri da visitare. Per voi siamo rifiuti umani, vero? Però vi salviamo il mestiere. Voltatevi. Come vi chiamate? Bijou. Dream a while, dream a while, and you will find happiness, and I guess all the things you always wanted. Gee, I like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworths doesn't sell. Baby, till that lucky day, you know darn well, baby.